Amici di Radiofonica, siamo qui alla Sala dei Notari di Perugia con Oliviero Toscani. Partiamo allora dalla conferenza che farà proprio qui alla Sala dei Notari, la ricerca del consenso crea mediocrità. Che cosa intende? Intendo quello che succede al giorno d'oggi. Soprattutto voi giovani vi stanno insegnando a conformarvi, a fare ciò che il mercato vi richiede, a cercare il successo. L'unica cosa che volete subito è il successo e i soldi. Si studia per quello. È incredibile, è per questo che c'è crisi. Il problema è che i vostri genitori non vi hanno preso abbastanza calci nel culo e si sono dimenticati perché erano occupati a loro volta a cercare il consenso. E io, che sono padre dei vostri genitori, sono l'esempio tipico di chi si è dimenticato che esisteva un'altra generazione, perché io ho l'età dei Rolling Stone, l'età dei Beatles, quindi siamo andati avanti a... Del resto riempiamo ancora gli stadi, mentre voi non riempite gli stadi. E questo è il grande problema. Siete troppo miti, troppo buoni, troppo arrendevoli, ma siete un po' noiosi. Qual è la risposta che darebbe a questa generazione noiosa, a questa generazione troppo mita? Che cosa dovrebbe fare per darsi una mossa, per scuotersi? Beh, se non prende i calci nel culo dai genitori, se le dia da solo. Abbia più coraggio, abbia rischi di più, non abbia paura di morire di fame. Siete tutti molto grassi, per esempio. Siete tutti sovralimentati, siete tutti troppo tecnologici, state troppo seduti davanti ai monitor a vedere cos'è stato il passato e il presente, ma non avete nessuna capacità di immaginare il futuro. Siete miti, avete una dipendenza tecnologica, senza i vostri telefonini, i vostri computer siete nulli, non avete il rispetto di voi stessi. Allora, per chiudere, almeno una cosa positiva, la vede? O è tutto nero per la nostra generazione? No, ci sono quelli nati dopo il 2000 che vi faranno un grande sedere. Benissimo, ringraziamo Oliviero Toscani e salutiamo tutti i nostri ascoltatori prima e dopo il 2000.